Decidete dunque che fine dobbiamo fare, capitano. Dove eravate diretti? Santa Cruz. A che distanza siamo da Santa Cruz? 103 miglia. Manuel, provvedi che sia calata in mare una scialuppa. Fa caricare acqua e viveri per 2 persone. Razioni per 10 giorni. Mi oppongo. Andranno a denunciarci. Ci daranno la caccia. Non hai diritto di opporti ai miei ordini. Il capitano sono io. Hai visto che belle scarpette ha la signorita? Ultima moda di Madrid. Perché non la uccidono? Ci tradirà. Una bella donna se la cava sempre, Erika. Non mi credo in dovere di ringraziarvi, capitano. Anche se avete risparmiato le nostre vite. Non illudetevi, avete solo 10 giorni per avvistare una nave. Per questa volta farò in modo che la vostra scialuppa sia fornita anche di 2 remi. Ma questo è contro la nostra legge! La sola legge qui è quella che faccio io! Piuttosto che farci morire in mare, vi ripeto, uccideteci subito. Se ho deciso di risparmiare la vostra vita, non è per farvi morire di sete e di fame in mare. E non accetto altre osservazioni. Signorita, vi auguro buona fortuna. Da questa parte. Scusatemi. Capitano Olivares. Sì? Avevo giurato a me stessa di non ringraziarvi. Ma ora... Prego. Perché non ti sei tenuto la donna bianca? I tuoi occhi sono pieni di desiderio. Se l'ho lasciata libera vuol dire che non mi importa di lei. Juan, quando amerai un'altra donna, vendimi in un'isola. Preferisco tornare schiava che vederti con un'altra. Quanti sono? Un battaglione, credo, più una batteria di spingarde. E voi? Voi? Perché non li avete respinti in mare? Abbiamo tentato, eccellenza. Gli uomini hanno combattuto valorosamente fino all'ultimo. Purtroppo le armi inglesi sono migliori delle nostre. Quale capo dei servizi di sicurezza della corona? Avevo già avvertito, vostra eccellenza, della possibilità che un simile evento si verificasse. Già, è vero. Elisabetta d'Inghilterra è una donna astuta ed ambiziosa. Ha tentato di penetrare pacificamente nelle colonie. Ora prova di nuovo con la forza. Ecco tutto. Maledetta! Dobbiamo respingerli, distruggerli. Don Pedro, cosa consigliate di fare? È difficile dirlo. La zona prescelta dagli inglesi per lo sbarco è quanto mai inadatta ad un'azione di contrattacco. E poi? E poi... Ogni decisione di carattere militare esula dalle mie funzioni. Avete sentito voi? Avanti, parlate. Che cosa suggerite? Ecco, eccellenza. Penso che sia consigliabile attaccare il nemico dal mare. Questo impedirebbe agli inglesi un'efficace ritirata. Signori, curate l'approntamento di quanto è necessario. Don Pedro, a voi sarà affidata la difesa della città. L'ammiraglio Fernandez assumerà di persona il comando delle operazioni.